a tutti, vi ringrazio di aver dato la vostra disponibilità a partecipare a questo incontro, cui ci teniamo molto. E il direttore del Dipartimento dell'Isola si scusa, ma è momentaneamente preso da altre cose, ci raggiungerà a breve. Per cui andiamo avanti con i saluti e passo la parola al professore Iacoviello, che è il coordinatore della didattica, successivamente al professore Bonora, che è il responsabile del laboratorio di progettazione industriale. Grazie Giorgio. Grazie Giorgio, tanto ci sento lo stesso. E cosa dire? Questo è un altro degli eventi che testimoniano l'innovazione che portiamo presso questa università. Sicuramente c'è un aspetto didattico, e questo tra l'altro qui presente, molto importante, e si tratta di un'innovazione che è legata a un'esigenza, sostanzialmente quella di diminuire i costi di attività sperimentali che diventano sempre più onerose e sempre più difficilmente sostenibili da varie realtà. Quella di fare sistema è sicuramente un'esigenza fondamentale. Questo evento testimonia un progetto andato in porto con successo. Un progetto andato in porto con successo che vede appunto una rete di laboratori che mettono a disposizione una serie di esperienze che possono essere fruite in maniera remota. Quindi oggettivamente sono estremamente contento che questa università si faccia appunto promotrice attraverso l'operato di Giorgio e del suo gruppo di questa esperienza che continuerà per 2 anni, giusto? Siamo alla fine. Come disponibilità online. Sì, di un anno. Un anno di disponibilità online che sarà fruibile appunto da tutti. E quindi, fra l'altro, come vedete, stiamo videoregistrando l'evento in modo tale che se dovesse sfuggire qualche passaggio sarà sempre fruibile sul nostro canale iTunes, che ormai appunto è disponibile con centinaia di video. Ringrazio ancora Giorgio per questo lavoro che ci dà sicuramente lustro e complimenti ancora per l'ottimo risultato. Grazie al professor Iacoviello, passo la parola al professore Bonora. Io volevo semplicemente spendere 2 parole dicendo che in qualità di responsabile laboratorio di progettazione industriale che vede praticamente diverse aree dell'area di meccanica fredda, quindi in particolare il gruppo di meccanica applicata, costruzione di macchine che rappresento io, disegno, in qualche modo la logica della sinergia e della cooperazione fra saperi diversi dell'ingegneria e da tempo cerchiamo di metterla in atto, mettendo appunto a fattor comune esperienze, spazi, disponibilità di attrezzature e soprattutto progettualità. Quello che va sottolineato, credo, è del vero valore aggiunto che oramai un sistema che di premialità a livello nazionale ne riconosce veramente poca, ci troviamo che le realtà locali vanno avanti grazie all'impegno dei singoli. Questo bisogna dire grazie sicuramente a Giorgio che attraverso un impegno costante, continuo, qualificato di ricerca che vede il riconoscimento non soltanto interno ma anche esterno, cioè della comunità a cui noi, tutti quanti noi apparteniamo, poi trova riscontro nella collaborazione e cooperazione con partner internazionali di primo livello. Credo che l'idea, noi siamo abituati di solito a fare cooperazioni in ambito di ricerca, quindi in qualche modo mettere il nostro fattor comune il nostro sapere. L'idea di far sì che una declinazione di questo tipo di nostro sapere venga poi messo a frutto per gli studenti e per i giovani che si avvicinano al mondo della ricerca e al mondo delle discipline che vengono insegnate nei vari corsi sia sicuramente una grande ricaduta di quello che è il lavoro che noi dobbiamo fare e che facciamo tutti i giorni. L'idea dell'internazionalizzazione, vari partner che vanno dall'Inghilterra alla Romania, passando per la Germania e quant'altro, dà proprio contezza del fatto che noi viviamo una realtà internazionale, viviamo anche nella nostra realtà di Cassino, ed è una realtà che portiamo avanti con grande sacrificio, con grande impegno sulla disponibilità e sulla, ancora una volta ci vuole, l'impegno dei singoli che con poche risorse cercano in qualche modo di ottenere dei risultati durevoli che possono poi tramandare quello che il nostro sapere è. Io credo che l'esperienza di un laboratorio remoto, che è un'esperienza abbastanza nuova e che consente in qualche modo agli studenti di poter accedere in modo nuovo a quello che è il sapere, e parlo da genitore dove vedo che oggi i miei figli hanno un modo diverso di porsi rispetto al sapere, alle conoscenze di quello che potevo avere io 30 anni fa,
credo sia la chiave vincente. È la chiave vincente che deve servire soprattutto anche a noi tutti per rivedere il modo con cui poi insegniamo alle nuove generazioni. Credo che sia impensabile, e qua Francesco ce lo può in qualche modo confermare come presidente di corso di studi, che si continuino a fare i corsi come venivano fatti, come noi li abbiamo subiti al nostro tempo e come sono stati fatti magari per 20 anni a questa parte. Le generazioni nel frattempo cambiano, è vero che i contenuti sono quelli, si aggiornano dove vogliamo, però il metodo con cui questo deve essere trasferito necessariamente deve essere aggiornato. Questo richiede un impegno ulteriore da parte nostra, sempre in un sistema nel quale non c'è premialità in questo. Cioè, se io lo faccio o non lo faccio, nessuno mi dà la medaglia e soprattutto nessuno mi dà le risorse. Quindi dobbiamo andare a trovarci queste risorse. L'idea dei progetti europei credo che sia stata soprattutto sul learning, cioè sull'apprendimento, sia stata una chiave vincente, e quindi questo ha dato merito a Giorgio e alla sua rete di eccellenza che siamo in grado di poter fare questo tipo di esperienze. Di nuovo complimenti. Ringrazio il professor Bonora e niente, insomma, nell'attesa del direttore che venga a salutarci, io darei inizio alla presentazione vera e propria, perché so che ovviamente tutti voi siete presi da numerosi impegni. Quindi mi sposto di là per iniziare la presentazione. Sia di natura didattica che di ricerca che vengono svolte dal nostro gruppo nell'ambito delle tematiche della meccatronica, che è uno dei nostri filoni di ricerca più importanti, ma non è il solo, in quanto ci interessiamo anche di questioni tipicamente di meccanica, come cinematica e dinamica dei meccanismi. Ma l'argomento di oggi è la meccatronica e quindi saremo concentrati su questo. Bene, allora a questo proposito vi faccio vedere delle immagini del nostro laboratorio, e quindi potete vedere che siamo discretamente attrezzati per ciò che riguarda gli azionamenti elettrocromatici, su cui abbiamo una tradizione direi più che ventennale, ma non soltanto, anche nel campo della robotica e nel campo degli azionamenti olodinamici. Vedete in basso a sinistra un banco prova che abbiamo appena allestito che ci consente di fare anche sperimentazione per ciò che riguarda le servovalvole utilizzate in ambito aerospaziale. Noi svolgiamo un'attività didattica, in questo caso per anni nel corso di automazione a fluido, più recentemente nel corso di meccanica di azionamenti che tengo insieme alla collega Ottaviano, in cui ci interessiamo di azionamenti in generale, insomma, di natura elettromeccanica, elettropneumatica o elettroidraulica. Ecco, in questa slide, semplicemente per così a titolo informativo, per far vedere che in effetti noi ci interessiamo anche di corsi di meccatronica in ambito industriale, e questo è un corso che è stato ripetuto 4-5 volte, ovviamente in sedi diverse, un mini master in meccatronica che è organizzato su 5 giornate, 40 ore di lezioni, che abbiamo fatto in diverse sedi, anche in collaborazione con un collega del Politecnico di Torino con cui collaboriamo da anni. Per darvi un'idea, abbiamo fatto questo corso, questo mini master in Fiat a Torino, al centro ricerche Fiat a Bassano, Fiat Iveco, New Holland, insomma tutte aziende importanti del gruppo Fiat,
ed anche l'ultima volta presso la Wärtsilä, che comunque sia è legata a Fiat, in quanto in passato rappresentava quella che era nota come la grandi motori, perché costruiscono motori per le navi e, come vedete nell'immagine, sono io che indico un pistone di un motore della nave. Questo per dire, insomma, che c'è una certa attività nell'ambito della meccatronica, non soltanto in sede ma anche all'esterno, in ambito industriale, in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con colleghi, ingegneri, esperti che lavorano ad esempio al centro di ricerca Fiat. Una carrellata di informazioni di attività che noi abbiamo fatto in passato, sperando di non annoiarvi. Questo per esempio è un prototipo di robot che ormai è stato costruito, diciamo, la prima pubblicazione risale al 95, quindi insomma una cosa abbastanza datata, però come potete vedere rappresenta un esempio di robot ad azionamento elettropneumatico controllato da un PLC a bordo, programmato ad hoc con lo scopo di poter realizzare diverse traiettorie, quindi andare dritto, girare a destra, a sinistra, salire o scendere le scale, e tutto questo viene fatto mediante un main program che chiama già delle subroutine, ciascuna indirizzata a una particolare traiettoria. Come vedete è in grado sia di salire le scale che di scendere le scale, e poi a un certo punto chiaramente l'attività si è sostanzialmente conclusa, perché insomma quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, e quindi abbiamo ottenuto un prototipo molto versatile. Diciamo la novità essenziale di questo prototipo rispetto ad altre soluzioni di alto livello tecnologico che sono state fatte a livello mondiale, tipo in Giappone, in Germania o negli Stati Uniti, è che questo è l'unico prototipo che è dotato di una certa flessibilità di movimento, come potete vedere, ma la cosa essenziale è che è comandato tutto in ambiente on-off e quindi gestito mediante elettrovalvo on-off, fine corsa e sensori esterni, sempre di natura on-off. Questa era l'idea essenziale rispetto ad altre soluzioni molto più sofisticate, tipo per esempio l'Onda Robot e altri esempi che magari è capitato di vedere anche in televisione. Ma insomma, siamo andati a presentare questo anche alla Waseda, l'Università di Tokyo, e non sono rimasti affatto scandalizzati, insomma. Anzi, questa è un'altra attività che riguarda invece le mani robotiche, è un'attività che ha richiesto un impegno di diversi anni, è la tesi dottorato dell'ingegnere Rea, che poi succederà nella presentazione. È una mano articolata sottoattuata, il che vuol dire che ha un numero di attuatori inferiore ai gradi di libertà, ogni dito è dotato di 3 falangi, ma con un solo attuatore attivo, che è un cilindretto cromatico, quello in blu, che vedete alla vostra sinistra in alto, sono in 4 perché sono 4 falangi. Gli altri 2 movimenti per ciascuna falange sono gestiti in modo passivo mediante l'utilizzo di molle e torsionali. Inoltre ha questa mano una capacità di autoadattamento anche in senso trasversale, grazie a una comune distribuzione dell'aria che consente una chiusura delle dita sull'oggetto da afferrare molto, molto flessibile. Quindi sostanzialmente questa mano può essere comandata in on-off in maniera semplice, ad anello aperto, come vedete nel video, ed afferrare oggetti di varie forme e dimensioni. Nello stesso tempo abbiamo fatto un'attività un po' più sofisticata, c'è uno schema molto sintetico in alto a sinistra per il controllo della forza di attuazione per il tramite del controllo della pressione nelle cambie di spinta mediante delle valvolette digitali modulate in P2M, e quindi questo ci ha consentito anche di fare il controllo in anello chiuso della forza di serraggio.
qui vedete degli esperimenti di laboratorio, e questa è un'altra delle attività, diciamo, significative che abbiamo sviluppato in laboratorio. In questo caso potete vedere un esempio di robot prototipo sempre costruito da noi secondo il nostro progetto. È un'attività di ricerca, è un robot a struttura seriale parallela, seriale parallela, quindi è costituito da due moduli paralleli dove la catena cinematica è un TRIA-PS, quindi è costituito da tre gambe con coppie di orbitali prismatiche sferiche, quindi ha tre gradi di libertà ogni modulo, e poi disposti in serie in modo tale che la piattaforma finale avesse 6 gradi di libertà nello spazio, e quindi la possibilità, come ben sapete, di poter orientare e posizionare l'oggetto nello spazio. I 6 gradi di libertà sono gestiti da 6 cilindri pneumatici, anche questi possono essere comandati in on-off, quindi digitale, oppure mediante, come dei servoassi, mediante delle valvole proporzionali. Nel prototipo in particolare che vedete, vi faccio vedere anche un video che abbiamo effettuato in occasione di una mostra proprio nell'ambito dell'attività di orientamento in facoltà. Vedete, sulla parte finale abbiamo anche installato la mano che vi ho brevemente descritto prima. Questi cilindri pneumatici sono dei cilindri tandem, quindi in realtà questo rientra in una categoria, diciamo, di ricerca che appartiene ai binary manipulators, cioè ai manipolatori binari, quindi controllati non off ma a molti gradi di libertà, così da poter definire uno spazio di lavoro che non è un volume continuo come solitamente accade per i manipolatori seriali ad azionamento elettrico, ma è rappresentato da un insieme di punti. Ovviamente ad aumentare i gradi di libertà aumenta il numero di punti, quindi si infittisce quello che è lo spazio di lavoro del robot stesso. Andiamo avanti. Nell'ambito dei progetti di ricerca nazionali ne abbiamo fatti diversi, qui sono riassunti in maniera estremamente sintetica 3 progetti nazionali biennali che, come vedete, hanno riguardato tematiche degli azionamenti elettropneumatici. Il cuore di un azionamento elettropneumatico è ovviamente rappresentato dalla valvola, che è il dispositivo di azionamento, e questa valvola può essere digitale, un semplice azionamento on-off, può essere una valvola digitale modulata con varie tecniche di modulazione, quella più diffusa è la PVM, può essere, come indicato qui, una valvola proporzionale in pressione ad azionamento diretto oppure pilotata, una valvola proporzionale in flusso anch'essa ad azionamento diretto o pilotata mediante servosolenoidi. Quindi, insomma, su questa attività abbiamo fatto una certa esperienza, non soltanto dal punto di vista della modellazione matematica come sistema dinamico, ma anche come una intensa attività di sperimentazione che ci ha consentito sia di ricavare i parametri fisici reali da inserire nel modello, sia in termini di valutazione sperimentale dei modelli per diverse soluzioni possibili. Quest'altra attività invece ha riguardato il controllo distribuito mediante PLC, perché, come probabilmente sapete, la gestione di un sistema automatico può essere fatto per il tramite di un PLC collegato direttamente mediante i moduli I/O e poi programmato con diversi linguaggi di programmazione secondo il tipo di PLC, ovviamente, ma probabilmente sapete che nella realtà dei fatti questo discorso può risultare molto complicato in termini di cablaggio, perché i segnali da gestire possono essere tanti. E allora, per agevolare il cablaggio, si può passare, piuttosto che
attraverso il controllo diretto, attraverso il controllo distribuito, mediante quelli che si chiamano i Flex I.O., che sono praticamente dei dispositivi per la gestione dei segnali di ingresso e di uscita, che sono immediatamente vicini alla parte di potenza della macchina, mentre nei cavi di comunicazione collegano questi Flex I.O. con il PLC per ROG. Abbiamo fatto una sperimentazione d'accordo anche con la ROG Automation, insomma abbiamo ottenuto risultati interessanti. Come vedete in questa slide, vedete in alto a destra un motorino brushless, nella parte centrale un servoasse cromatico, quindi controllando la posizione del cilindro cromatico mediante la valvola proporzionale in flusso, e in basso a sinistra dei cilindretti controllati in maniera standard, quindi in ambiente on-off. E questa era una gestione contemporanea di sistemi diversi, condizionamento elettrico, cromatico, analogico, digitale, e insomma, ovviamente tutto funzionava, ma nel momento in cui ci siamo spinti con aumentando la frequenza, in particolare del servoasse, e nello stesso tempo acquisendo i segnali, abbiamo riscontrato diciamo, insomma, un peggioramento delle prestazioni dinamiche, e di questo diciamo, la ROG è abbastanza contenta perché non avevano avuto modo di fare sperimentazioni di questo tipo. Anche con Fiat abbiamo fatto delle cose, ovviamente lo racconto in maniera molto sintetica, questa è un'attività di ricerca che risale alcuni anni fa, 2006, la produzione della croma, questa cella robotizzata che noi abbiamo riprodotto completamente in ambiente SolidWorks, un software di modellazione solida, quindi questa è un'immagine, però insomma, abbiamo prodotto delle animazioni di tutta la cella robotizzata, e nel posizionamento, vedete in alto a sinistra, del tettuccio della croma, che allora era la macchina, l'auto di punta in quel momento, il posizionamento del tettuccio della croma sul resto della monoscocca praticamente avveniva mediante un gripper molto costoso, elettrocromatico, munito di sensori laser per il corretto posizionamento, con una precisione nell'ordine dei decimi di millimetro, e insomma hanno avuto una serie di problemi che noi insomma, abbiamo cercato di risolvere, perché nel posizionamento con il robot del tettuccio della croma con una precisione così spinta si verificavano dei problemi nel momento in cui si effettuava la saldatura, quindi c'erano degli sfrilli di saldatura che davano dei problemi ai sensori che insomma in qualche modo abbiamo risolto. Questa è invece un'altra attività effettuata con la KMI in Germania. Ci hanno commissionato questa attività, come vedete in alto a sinistra è una sorta di piano inclinato che alimenta le linee di assemblaggio, parliamo di BMW, Mercedes, quindi insomma case automobilistiche importanti, dove però l'alimentazione della linea di montaggio completamente automatizzata, robotizzata, viene fatta con un sistema, ripeto, molto semplice, basato sull'utilizzo del piano inclinato, quindi in effetti ci sono questi componenti di taglio che scorrono per effetto della gravità, e quindi loro avevano una serie di problemi su questo, e chiaramente è stato necessario formulare un modello matematico del sistema, questo rientra nel campo delle vibrazioni, della meccanica delle vibrazioni, in modo tale da poter posizionare correttamente dei vibratori pneumatici e settare la giusta frequenza in modo tale da portare in risonanza queste barre di acciaio che costituivano il piano inclinato, e quindi amplificare, grazie all'effetto di risonanza, le vibrazioni sia in senso flessionale che longitudinale, così da favorire la discesa di questi oggetti per l'alimentazione della linea robotizzata. Questa è un'altra attività che riguarda invece la componentistica pneumatica, quindi ci siamo cimentati anche in questo. Siamo abbastanza orgogliosi anche di questa attività, perché questa è un'azienda costruttrice abbastanza importante di componenti pneumatici ed elettropneumatici.
informatici e la sede è a Milano, quindi insomma, il fatto che siano venuti da noi con i politecnici vicino, ovviamente questo ci fa abbastanza piacere. È un'attività che è durata circa un anno e l'obiettivo era proprio quello di progettare interamente una nuova batteria di valvole da posizionare sul mercato e contrastare concorrenza, e quindi concorrenza parliamo di Parker, che è leader negli Stati Uniti, l'SMC giapponese, la Festo tedesca, quindi insomma case costruttrici di livello mondiale nel settore. E quindi noi abbiamo sviluppato questa attività, che è un'attività che ha richiesto grande impegno. In sintesi, il diagramma centrale che vedete è uno dei tanti diagrammi sperimentali che abbiamo ricavato in laboratorio, in cui riusciamo sperimentalmente a ricavare la variazione della pressione di alimentazione all'interno e i tempi di risposta in apertura e chiusura di queste valvole digitali. Parliamo di millesimi di secondo. E sulla base di tutte queste informazioni, che ovviamente non sono disponibili sui cataloghi tecnici, benché meno quelli commerciali, di Parker, SMC, Festo, ma non solo, anche Metalwork, insomma le migliori ditte a livello nazionale e internazionale, abbiamo ricavato una serie di prestazioni, sia statiche che dinamiche, e da lì insomma abbiamo cominciato a sviluppare il progetto fino ad arrivare ad un prototipo significativo che insomma ha dato certi risultati. Questa ancora è un'altra attività che abbiamo fatto nell'ambito della nautica, in convenzione, in collaborazione con il finanziato dalla direzione regionale dell'INEIL, in collaborazione con l'ingegnere Coromello, che forse è ancora qui presente. In questo caso, ci siamo interessati innanzitutto della struttura di queste imbarcazioni in materiale composito, quindi anche di notevoli dimensioni, 20, 30, 50 metri, quindi insomma degli yacht di dimensioni notevoli. Vedete qui nella parte centrale la struttura portante, quindi quel reticolato rappresenta la struttura portante, e in realtà con questo poliuretano espanso viene realizzata la cassaforma su cui viene posizionato il tessuto di composito per poi effettuare la polimerizzazione successivamente con la tecnica dell'infusione, che non è una cosa semplice per oggetti di dimensioni di questo tipo, insomma. In realtà a noi interessava più l'aspetto meccatronico, in questo caso, quindi questo era soltanto un input, e quindi alla fine è stata progettata in basso a sinistra, qui c'è anche un video del prototipo che abbiamo poi realizzato in laboratorio, una macchina, completamente una macchina che mette in atto la tecnica CAD-CAM, quindi noi partiamo dal disegno tridimensionale dello scafo e da quello diamo l'input al CAM, Computer Aided Manufacturing, per la realizzazione dei vari pezzi di poliuretano espanso che poi vengono assemblati così come vedete. Per quanto riguarda la parte tecnologica, il taglio in questo caso è stato fatto con il taglio a filo caldo. A filo caldo sono state fatte delle prove sul polistirolo, perché più agevole fare in questo modo. Quindi è una macchina CAD-CAM, alla fine è un robot cartesiano a tre assi più un quarto asse di rotazione del polso, su cui è posizionata una forcella con il filo caldo. Il grosso vantaggio è che riusciamo a tagliare delle superfici rigate, quindi delle superfici anche sghembe, che rispondevano alle esigenze della forma dell'imbarcazione, che ovviamente dovendo rispettare le caratteristiche idrodinamiche ha una doppia curvatura sia trasversale che longitudinale, e quindi naturalmente alcuni oggetti dovevano presentare una forma sghemba. Più recentemente con la ThyssenKrupp, sempre tramite Fiat, abbiamo sviluppato tutta la progettazione dei circuiti elettrocromatici,
per le linee di assemblaggio a Pomigliano. E va bene, su questo mi dilungo troppo, siamo giunti quasi al termine. Questa è un'attività tipica, diciamo, della meccatronica, quindi è esattamente a tema rispetto a quello di cui parliamo oggi, un'attività fatta con l'SKF e poi qualcosa di simile è stata fatta con un'altra società, con la MAD. E niente, qui l'utilizzo di materiale piezoelettrico per il recupero di energia elettrica in seguito ad una conversione diretta di energia meccanica elettrica per il tramite di materiale piezoelettrico. E in questo caso l'abbiamo applicato alla stazione di compressione dello stabilimento SKF di Cassino. Qualcosa di simile è stato fatto anche in collaborazione con la MAD, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, e questa cosa è ancora in fase di ultimazione. In questo caso riusciamo a recuperare qualcosa in più in termini energetici, perché abbiamo a che fare con un gruppo elettrogeno, un motore alternativo che ovviamente libera di più rispetto ad un compressore rotativo che era presente in SKF. Questa è l'attività più recente, che rientra nell'ambito di un progetto nazionale, quindi come vedete insomma spaziamo, ma in massima siamo concentrati sugli azionamenti cromatici, elettrocromatici, all'occorrenza anche elettrici, sistemi di controllo e ovviamente sulla parte meccanica. Questo è un progetto che riguarda il settore aerospaziale, riguarda i comandi primari degli aerei, quindi per l'orientamento dell'aereo, che è un corpo rigido nello spazio, e questo viene fatto mediante dei servosistemi idraulici, elettroidraulici. In realtà la tecnologia più avanzata è quella del fly-by-wire, in cui la connessione tra la cabina di comando dell'aereo e l'azionamento vero e proprio è una connessione via cavo, quindi una connessione elettrica, non c'è più una connessione meccanica e neanche una connessione idraulica mediante una tubazione. A questo proposito stiamo in realtà ancora studiando queste valvole molto particolari, sono delle servovalvole idrauliche con degli amplificatori all'interno, sono valvole molto costose, prodotte soltanto negli Stati Uniti dalla Moog. Niente, su questo si potrebbe dire tanto, ma non vi voglio annoiare. Quindi stiamo studiando queste valvole sia dal punto di vista matematico, di modellazione matematica, che dal punto di vista sperimentale. E l'obiettivo finale di questa attività di ricerca che è in corso è la prognostica, cioè vale a dire la previsione del guasto, poiché in ambito aerospaziale l'affidabilità, come ben sapete, come sappiamo tutti, è di fondamentale importanza, quindi non sono ammessi errori. E allora, diciamo, come sviluppo della diagnostica che è finalizzata all'individuazione dei guasti, con la prognostica si vuole in qualche modo prevedere il guasto, in qualche modo conoscendo nel minimo dettaglio ogni componente del sistema, quindi qui parlo di un sistema meccatronico perché all'interno abbiamo il circuito elettromagnetico, abbiamo la parte fluida, la parte meccanica e quindi è la parte di controllo e di sensoristica, un tipico sistema meccatronico. È fondamentale conoscere tutti i fenomeni fisici che sono coinvolti e prevedere i guasti così da compensare per quanto possibile il guasto stesso e quindi effettuare una sorta di manutenzione just in time. Questo è un banco prova dinamico che è stato progettato e costruito ad hoc presso il nostro laboratorio per fare appunto la sperimentazione delle valvole di cui parlavo. Bene, spero di non avervi annoiato e vi ho semplicemente dato una serie di informazioni per conoscerci meglio sulle attività che facciamo, visto che insomma, nell'aula sono presenti diversi colleghi
che insegnano materie simili nella scuola, e quindi questa può essere un'occasione anche per scambio di opinioni, di idee, di confronto di qualsiasi tipo. Veniamo al progetto Air Program. Allora, CLEM, Cloud Services for E-Learning in Mechatronics Technology, è un progetto europeo che riguarda l'e-learning, quindi insomma, imparare mediante i mezzi software elettronici, e comprende 7 partners provenienti da diversi siti in Europa, prima di tutto l'Università di Coventry in Inghilterra, il professor Huo Ming Chao, un cinese trapiantato all'Università di Coventry, è il leader dell'intero progetto, professore di computer science e quindi esperto della parte software. Poi c'è la Francia con l'IFMA, Istituto Francese di Meccanica Avanzata, che è sito a Clermont-Ferrand, quindi al centro della Francia, che è anche la città natale di Michelin. La Germania con una società, in questo caso non sono dei tecnici ma sono degli esperti di pedagogia, perché il progetto era di natura didattica sempre relativamente alla meccatronica. Poi Hildebrand è una società produttrice di software inglese, noi a Cassino, che abbiamo portato le nostre competenze tecnico-scientifiche nel campo della meccatronica, la Romania, l'Università di Cluj-Napoca, e la Bulgaria, l'Università di Rus. Bene, il progetto, ho cercato di riassumere brevemente quelle che sono state le finalità di questo progetto. Vedete, ho rimarcato in rosso: promuove lo studio e l'apprendimento della meccatronica sul territorio europeo con l'ausilio del supporto della tecnologia cloud. Infatti, un efficace insegnamento della meccatronica richiede un approccio, lo sappiamo tutti, teorico-pratico, del tipo hands-on, cioè bisogna metterci le mani sopra altrimenti non si impara niente, che è possibile soltanto disponendo di costosi laboratori tecnologicamente avanzati, perché come vedete la tecnologia va avanti abbastanza velocemente, e noi che facciamo nell'università facciamo ricerca, ma facciamo anche formazione, così come nella scuola, e dobbiamo assolutamente mantenere la bandierina alta, altrimenti insegniamo ai nostri studenti cose che sono già obsolete. Il progetto CLEM pertanto propone, e quindi pian piano arriviamo dunque nell'incontro di oggi, di utilizzare dei remote labs, quindi dei laboratori in remoto che possono essere gestiti a distanza, che sono stati in questo caso realizzati a scopo dimostrativo, poiché non avevamo budget destinato specificamente alla realizzazione dei laboratori, perché come detto è un progetto europeo di taglio didattico, non di taglio scientifico, e quindi ciò che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sostanzialmente con altri fondi, con altre risorse, quindi soltanto a scopo dimostrativo, ma quello che faremo vedere poi alla fine della giornata di oggi è un esempio pratico di gestione di laboratorio a distanza. E sullo stesso principio ovviamente si può gestire anche un laboratorio pesante, come noi solitamente diciamo, quindi parlo di robot, parlo di nastri trasportatori, parlo di macchine automatiche, di macchine a controllo numerico per la lavorazione con le macchine utensili e così via, insomma, sullo stesso principio, così come dimostreremo. Questa è la locandina del nostro progetto, che poi è stato tradotto nelle diverse lingue per ciascuno dei paesi partner. Bene, allora, il presente seminario è un seminario di dissemination dei risultati e prevede una descrizione dei tutorial prodotti per l'insegnamento della meccatronica ed una dimostrazione pratica, cosa più significativa, a mio avviso, dell'utilizzo di questi laboratori remoti.
Quindi alla fine i prodotti di questo progetto ricerca sono stati, vabbè, la realizzazione di un sito web, scusate, che potete ovviamente visitare e da lì, insomma, scaricare una serie di informazioni. Ma, dicevo, i prodotti sono stati quelli che abbiamo definito materiale statico, quindi una sorta di dispensa in sostanza, quindi diviso per argomenti in attuatori, sensori, sistemi di controllo e così via, insomma, argomenti tipici della meccatronica. Credo che per quanto riguarda i colleghi della scuola questo rientri nella materia di sistemi, se non sbaglio, e questo è il materiale statico, ovviamente scritto in inglese perché era la lingua ovviamente trasversale per un progetto europeo. Dopodiché abbiamo prodotto quello che abbiamo chiamato materiale dinamico è relativo alla formulazione di modelli dinamici di sistemi meccanici o sistemi meccatronici che poi possono essere implementati per esempio mediante un software tipo MATLAB Simulink che conosciamo penso tutti, così da riprodurre delle animazioni del modello dinamico, ma ovviamente non soltanto delle animazioni di movimento, ma delle animazioni nel rispetto delle equazioni fondamentali della fisica, non solo relativamente alla meccanica, ma anche a tutti gli altri fenomeni coinvolti, quali per esempio i fenomeni elettromagnetici. Questo è il materiale dinamico. E poi abbiamo realizzato una rete, un network di laboratori remoti, in particolare Cassino, devo dire, devo sottolineare che insomma abbiamo con un certo sacrificio, di questo dobbiamo ringraziare l'ingegner Rea che vi parlerà tra poco, è stato progettato e realizzato ad hoc, quindi non è niente di commerciale, l'abbiamo fatto noi, concepito e realizzato presso il nostro laboratorio, un banco prova che mette insieme una serie di componenti importanti, insomma i cilindretti pneumatici, dei sensori, dei LED, delle elettrovalvole e così via. Bene, questo laboratorio può essere gestito a distanza. Abbiamo già fatto delle attività di dissemination, questa è una presentazione che abbiamo fatto a Bari, in un ITS di Bari, voi della scuola dovreste essere più informati di noi, queste sigle, IFTS, ITS, quindi Istruzione Tecnica Superiore, c'è un istituto che già si è distinto abbastanza, in cui ho avuto il piacere e l'onore di essere il presidente della commissione degli esami finali a Bari, e come vedete insomma hanno creato una rete in termini di fondazione che sta alla base dell'ITS, una rete di aziende di tutto rispetto, ci sono grossi nomi, Alstom Ferroviaria, Bosch, Natuzzi, Masmec e tante altre, Getrag che produce frizioni, cambio, ruote dentate, ma sono fornitori di BMW, Mercedes, insomma, quindi ditte sicuramente di grande importanza anche con un certo numero di dipendenti e quindi insomma qualcosa di interessante. Abbiamo fatto questa attività di dissemination che è stata ovviamente pubblicizzata. Per quanto riguarda il CLEM vi introduco finalmente a ciò che riguarda la dimostrazione finale, quella più interessante, vi prego di resistere fino alla fine. Questa è l'apertura della pagina web e vediamo in alto, vedete l'indirizzo clemo.covetri.ac.uk e lì c'è un sito in cui potete visitare e scaricare anche il materiale. Qui non si vede bene, ma in basso a sinistra, sempre questa è una print screen del sito del CLEM,
sono importati diversi moduli di cui parlavo prima, cioè il materiale statico, e quindi introduzione alla meccanica, sensori e trasduttori, attuatori e controllo, robotica e biomeccanica, controllo numerico, controllo intelligente. Questo è il materiale statico che troverete già concepito per l'attuazione di un eventuale corso di meccanica un po' più avanzato rispetto allo standard. Ed ora arriviamo a quello che è la dimostrazione pratica di gestione di questo banco prova meccanico a distanza. Quindi il collega Pierluigi, che lavora in Meta per 10 anni, ci spiegherà come funziona e ci farà una dimostrazione pratica. Poi chiunque fosse interessato, basta prendere l'ascensore, andiamo giù in laboratorio e andremo a verificare diciamo di persona quanto vi faremo vedere da questo momento in poi. Quindi cedo la parola all'ingegnere. Occupato da questa tecnologia. Benissimo. Qual è
il nostro target. Il target, l'obiettivo che ci siamo posti circa 2 anni fa era: come facciamo a rendere disponibile un sistema meccatronico, cioè un sistema equivalente a questo, per fare formazione a distanza, cioè per l'e-learning? E poi c'erano da fare quindi 2 considerazioni fondamentali a partire dal sistema meccatronico. La prima considerazione è cosa rendere disponibile, cioè per fare formazione quale tecnologia possiamo mettere a disposizione dei formatori, cioè dei docenti e degli studenti, intesa come attuatori pneumatici, idraulici, motori elettrici, eccetera. E la seconda domanda, seconda considerazione che ci siamo posti è come renderlo disponibile, cioè con quale tecnologia, cioè tipo un controllo diretto, una gestione Wi-Fi, utilizzo web server, eccetera. Bene, il problema sostanzialmente, vorrei un attimo riprendere il concetto introdotto prima da questo figlio, quindi il problema è proprio focalizzato in questa slide, perché il progetto sostanzialmente era rivolto a come fare formazione a distanza, quale tecnologia utilizzare e come rendere fruibile questa sostanzialmente questa tecnologia. Non si poneva il problema di cosa e soprattutto non si poneva il problema della realizzazione fisica. Noi ci siamo fatti prendere un po' dall'entusiasmo come succede a queste cose e quindi siamo andati anche a realizzarlo fisicamente e a creare con le nostre forze, con i nostri fondi, un marchetto dimostrativo vero e proprio che permettesse di validare tutto quanto il progetto. Benissimo, rispondendo alla prima domanda, cosa porre a disposizione degli studenti, sicuramente non può mancare l'attivazione di un output digitale, quindi l'elemento più semplice che possiamo andare a gestire. Quindi, prendendo riferimento questi schemi che poi si ritrovano nel manuale di utilizzo del banco prova specificatamente quello di Cassino, dove abbiamo schemi di connessione elettrica, quindi dal pin, il LED posizionato tra il pin e il ground, la resistenza, eccetera. Quindi abbiamo lo schema elettrico, uno schema tridimensionale che fa vedere un po' la visualizzazione, anche se poi non è questa l'assemblaggio finale, uno schema bidimensionale nel quale andiamo a vedere effettivamente seguendo i colori quale sia il cablaggio, se c'è variabile nella breadboard, perché il concetto fondamentale di questo progetto è che noi mettiamo a disposizione una tecnologia per il learning, però concettualmente la persona può anche e deve essere messa nella condizione di poter riprodurre in parte, volendo addirittura tutto quanto il banco ha nel proprio istituto o nella propria fondazione di ricerca. Benissimo, il primo concetto è forniamo la possibilità di accendere un LED, la cosa più semplice che possiamo fare, gestione digitale di LED. Poi, cos'altro mettere a disposizione? Sicuramente l'isolamento di un motore elettrico. Qui abbiamo scelto un mini servo, tecnologia per robistica sostanzialmente, nessuno dei servo classici che si trova in lato della parete comandata. Ed anche qui abbiamo schema elettrico di collegamento, schema grafico nel quale seguendo sostanzialmente i colori riusciamo a riprodurre il banchetto prova relativamente all'azionamento del servo, è uno schema tridimensionale che rende visivamente l'effetto di come viene fatto. Poi andiamo un po' più nello specifico, volevamo dare anche la possibilità, una cosa che difficilmente, cioè, se non si ha l'attrezzatura a disposizione è difficile da realizzare, volevamo fornire sostanzialmente la possibilità di creare diagrammi, di creare posizionamenti mediante attore. Quindi siamo andati a simulare in prima battuta nei cicli di movimento fasi con attuatori pneumatici, che abbiamo 4 attuatori pneumatici, ognuno ha un movimento di filo forza di tipo magnetico. Sull'ultimo attuatore siamo andati poi a montare, questo è il virtuale, siamo andati a montare un fine corsa, un trasduttore di posizione per poter andare a leggere la posizione, tutte le posizioni tra l'inizio e la fine della corsa. Questo perché volevamo dare un qualcosa in più agli studenti o chi accedesse a questo parcours. Poi, relativamente all'ultimo attuatore che avete visto prima, anche se questo è uno schema elettroidraulico, il principio che qua abbiamo implementato sul banco, che vedrete nella fase finale, è sostanzialmente l'applicazione del cilindro pneumatico, ma
concetto è lo stesso, gli abbiamo dato la possibilità, vogliamo fornire la possibilità di poter realizzare un servo asse per il controllo della posizione di un cilindro pneumatico nel caso del bug, in questo caso elettrodinamico. Quindi poter andare mediante un joystick virtuale a controllare la posizione del cilindro inserendo quello che è poi un controllore, in questo caso un controllore di tipo PID, tra poco usciranno anche i parametri della simulazione, quindi di andare a fornire, vediamo qui i parametri KP, KI, KB, anche se questo nello specifico di questa applicazione è un controllore di tipo P perché c'era solo il parametro KP attivo, e quindi poter andare a controllare e a gestire la posizione in real time di un attuatore. Poi non poteva mancare ovviamente la gestione di output analogici, quindi queste sono immagini, ripeto, tratte dal manuale che verrà poi inserito nel sito principale, quello del progetto cloud.covent, nel quale noi andiamo a fornire dettagli sulla gestione analogica a partire da output digitale. Quindi abbiamo sostanzialmente la spiegazione della differenza tra un output digitale e un output analogico, come possiamo ottenere un output analogico a partire da un output digitale. Quindi sono riportati i concetti base della modulazione PWM, cioè ad un impulso di breve durata corrisponde a un segnale 0,5 volt, un impulso di durata elevata circa 90, cioè corrisponde a 0,5 volt. Quindi siamo andati a gestire, a spiegare sostanzialmente la modulazione PWM per poter gestire un output di tipo analogico. Poi, cos'altro abbiamo messo a disposizione? La control board è sostanzialmente una piattaforma Arduino, penso che molti di voi la conoscono, però non nella versione base, cioè la classica Arduino 1 per intenderci, ma è una Archimede 2560. L'unica differenza, al di là delle leggere migliori prestazioni del processore, che riusciamo a gestire un qualcosa intorno ai 54 output, con 15, gestendo il P2 possiamo andare a simulare un output analogico. E poi abbiamo input analogico 16 canali, quindi questa scheda era perfetta per le nostre applicazioni. Benissimo, vi presento una foto del banco che poi andremo a comandare in realtà. Quindi, come accennato prima, abbiamo la scheda di controllo posizionata nella parte centrale. A dire il vero, la scheda di controllo si trova nella parte sottostante perché sopra è stata inserita una scheda di interfaccia perché tutta la parte cromatica, o meglio le valvole, lavorano 24 volt e quindi c'è sostanzialmente uno switch tra i 5 volt di output della scheda e 24 volt di output di input delle valvole. Poi abbiamo i tre cilindri che abbiamo visto prima nello schema, quindi ABCD muniti di read, fine borsa read posizionati alle due estremità, il cilindro che, sul quale è montato un trasduttore di posizione per rilevare real time la posizione, quindi poter effettuare un controllo efficace della posizione, sul quale possiamo andare ad applicare un PID, eventualmente potremmo anche andare ad applicare un fuzzy. La gestione di output analogici, in questo caso abbiamo utilizzato una lampada LED, multi-LED, nella quale andiamo a variare l'intensità luminosa simulando quindi un output analogico, e una batteria di LED, in particolare sono 9 LED indipendenti, che andiamo a comandare semplicemente gestendo un output digitale. Alcune piccole osservazioni, la prima di tipo puramente campanilistico, essendo un progetto europeo siamo andati a riprodurre la bandiera italiana, quindi un po' di sano campanilismo penso che non facciamo mai, e poi sostanzialmente abbiamo utilizzato una batteria da 9 perché così possiamo andare a fare delle attivazioni sequenziali ed andare a gestire, quindi anche in questo caso non solo con i cilindri cromatici, possiamo andare a gestire delle sequenze di attivazione a spegnimento e quant'altro. Benissimo, quindi abbiamo snocciolato fino in fondo il discorso cosa rendere disponibile. Con il materiale che avevamo a disposizione in laboratorio, con alcuni acquisti fatti ad hoc, siamo andati a realizzare questo banco. Quello che però manca da discutere è sostanzialmente il come, cioè con quale tecnologia rendere disponibile un banchetto pro dimostrativo come questo per la formazione a distanza.
Allora siamo andati a testare diverse tecnologie. La prima cosa che ci è venuta in mente è quindi di appoggiarci a software commerciali che avessero già una piattaforma cloud, come ad esempio il Mantra, e siamo andati a fare una serie di esperienze realizzando dei piccoli banchi prova in laboratorio, con il quale ad esempio andiamo a preso un generatore di funzioni, buttiamo il segnale su una scheda, su una board esterna, questo segnale lo acquisiamo al PC sul quale è stato preventivamente installato il Mantra. Quindi fare dei test, in questo caso un'acquisizione real time su segnali d'onda, in questo caso onda quadra, nella quale andiamo a variare la frequenza, andiamo a variare l'intensità, quindi cercare di gestire questo via remoto. Perché ripeto, il Mantra aveva già un suo sistema cloud al quale ci saremmo potuti appoggiare. Poi siamo andati avanti e abbiamo verificato un'altra tecnologia, quella sostanzialmente di utilizzare un sistema, un PC con un software di tecnologia LabVIEW e andarlo a gestire in Wi-Fi, quindi un mini banco prova, in questo caso un banchetto pneumatico collegato al PC sul quale è installato il LabVIEW, gestito in Wi-Fi con un comunissimo tablet, un classico smartphone di cui tutti disponiamo, in Wi-Fi, o meglio attraverso una rete Wi-Fi e un applicativo installato a bordo, riusciamo a gestire praticamente questo branco elettrico, quindi attraverso la rete realtà. Abbiamo qualche esempio, qui siamo in laboratorio, abbiamo la gestione attraverso smartphone del branco elettrico, due output digitali che vanno a gestire i primi due attuatori pneumatici, poi abbiamo uno slider che ci permette di variare l'intensità luminosa per andare a gestire l'output analogico. Ovviamente questi segnali li ritroviamo speculari sul PC, perché noi dallo smartphone gestiamo il PC e poi andiamo a gestire il nostro banchetto. Un altro video, questo per dimostrare che qui lavoriamo anche di notte, sostanzialmente andiamo a vedere con lo slider che possiamo vedere bene col buio, possiamo vedere bene la gestione analogica dell'output digitale modulato in PWM, quindi effettivamente la corrispondenza che c'è tra lo smartphone e tra lo slider e la gestione dell'output. Benissimo, andiamo avanti. Siamo andati poi a testare un'altra tecnologia, che era quella invece di appoggiarci a dei software commerciali, andare a gestire attraverso un controllo di tipo remoto, quindi dare la possibilità all'utente che si trova dall'altra parte sull'altro computer di gestire il banco in remoto, controllando direttamente tutto il computer. In questo video che abbiamo realizzato in laboratorio abbiamo questo schermo, che è quello che praticamente c'era, cioè, il mio collega Lucina Poca, Romania, che quello che lui vedeva dall'altra parte è andato a gestire sostanzialmente questo motore stepper attraverso il controllo remoto del mio PC. Il banco montato in laboratorio è questo, qui c'è la webcam che sta inquadrando questo banco, l'immagine è quella che praticamente vediamo nello schermo, e sostanzialmente, anche se il video è di scarsa qualità perché è registrato pochi frame per secondo, sostanzialmente si vede come si può andare a gestire direttamente dalla Romania il motore che era praticamente posizionato qui in laboratorio al secondo seminterrato. Funzionava bene, però ancora non ci soddisfaceva. Poi siamo andati a testare un'altra tecnologia, cioè web basic, sostanzialmente avere un'interfaccia web con la quale l'utente dall'altra parte del computer potesse interfacciarsi e andare a gestire il nostro banco. Dico direttamente che questa è la tecnologia e la soluzione che abbiamo preferito, sostanzialmente perché nei primi due casi c'erano delle royalty abbastanza elevate da pagare, sia per la MATLAB che per l'utilizzo dell'app. Potevamo utilizzare i sistemi cloud, ma c'erano delle royalty, delle licenze che erano molto costose e c'erano dei seri problemi sulla gestione remota. Nel secondo caso invece la gestione remota direttamente del PC era un po' troppo complicata per chi non fosse un esperto informatico, perché poi lì si prendeva proprio possesso del computer e quindi poteva essere problematico anche dal punto di vista di eventuali caraggi e quant'altro.
Quindi alla fine abbiamo scelto una piattaforma di tipo web-based, che non è questa, perché poi è stata migliorata e attualmente è ancora in corso di evoluzione, quindi per la fine del progetto ne vedremo, ce ne sarà una. In questo video, anzi forse sarebbe meglio vedere il secondo, perché riusciamo a vedere sostanzialmente come è fatto il banco Cola. Quindi qui vediamo la schermata del computer che sta caricando il software sulla scheda. Tra qualche istante, eccolo qui, tra qualche istante vediamo il banchetto Cola. Questo è un piccolo banco dimostrativo nel quale possiamo andare a notare la scheda, in questo caso era un Arduino 1 con il modulo Ethernet che è montato a bordo, dei LED banalissimi, l'attivazione degli output, una resistenza variabile sostanzialmente per andare a misurare la temperatura, una fotoresistenza sensibile alla luce ovviamente per poter catturare l'accensione e lo spegnimento di quel LED, e con questa architettura, tornando al primo video che adesso è più chiaro, sostanzialmente siamo andati attraverso l'interfaccia web ad accendere e spegnere il nostro LED. Quindi qui accendiamo e spegniamo, questo verde è solo un feedback grafico, quello che invece è il vero e proprio feedback è riportato nella parte alta, dove ci dà il feedback LED on, LED off. Poi andavamo a leggere anche i valori della resistenza variabile sensibile alla temperatura, e quindi sostanzialmente è stato il primo esperimento che andava nell'indirizzo finale, cioè quello di utilizzare una piattaforma di tipo web-based. Perfetto, arriviamo quindi all'architettura che abbiamo scelto e realizzato per poi connetterci direttamente al sito. Quindi abbiamo detto una struttura di tipo web based, nella quale abbiamo un'architettura molto semplice. All'interno del tratteggiato nero abbiamo tutta la rete di Ateneo di questa facoltà, o meglio dell'area di ingegneria, perché adesso il termine facoltà non possiamo più utilizzare. Quindi un utente bionetto della casa si connette ad internet attraverso l'indirizzo, il link riportato in figura, sostanzialmente si connette, passa il nostro firewall, riesce a bypassare il nostro firewall perché c'è l'accesso diretto al nostro PC, entra nella Ethernet locale, si connette al computer che è acceso H24, 7 giorni su 7 nel laboratorio, e attraverso la webcam può visualizzare il banco. Attraverso poi l'ottenimento delle credenziali di accesso alle pagine web dedicate può andare ad operare, accendere il banco, spegnerlo, fare tutte le simulazioni che vuole. Ovviamente le fasi che devono essere rispettate sono accesso al cloud service, accesso al sito web, prenotazione della fascia oraria, perché ovviamente dobbiamo evitare che allo stesso momento ci siano più persone che vogliono utilizzare il banco. Poi c'è l'utilizzo del banco. A questo punto passiamo direttamente a fare delle prove real time. Ok, la rete c'è. Io ero già collegato, quindi usciamo un attimo, andiamo un attimo fuori. Questa è la home page alla quale vi potete tranquillamente connettere. Noi adesso siamo connessi in real time, quindi andiamo a vedere che cosa sta facendo. Sono previsti due tipologie di accesso: un accesso di tipo guest, cioè sostanzialmente un ospite genetico che può entrare e andare a vedere tutta la descrizione del progetto, tutto ciò che c'è all'interno. Quindi c'è il benvenuto, viene spiegato come utilizzare questo servizio e quant'altro. Poi vado velocemente, scheda di contatti, se eventualmente si vogliono mandare feedback, richieste di informazioni, particolari spiegazioni, informazioni riguardo il progetto, eventuali caratteristiche, qui poi è riportato anche il sito principale www.clanproject.eu, che è quello sostanzialmente dal quale si fa l'accesso principale. Noi adesso siamo entrati direttamente nel laboratorio di Cassina. E poi si va a schedulare. Possiamo schedulare un periodo di utilizzo in maniera tale da poter accedere al laboratorio Curitas. Una cosa importante è che noi adesso stiamo... una cosa importante è che siamo innanzitutto logati come guest, quindi non possiamo andare a fare la registrazione, quindi l'accesso a vedere il banco Roma. E poi l'orario, questo è l'orario di Londra, quindi siamo sostanzialmente
sono le 4:30, dobbiamo schedulare un orario nella fascia oraria delle 15. Poi possiamo quindi accedere, quindi possiamo andare a realizzare le nostre caratteristiche, quindi creare un account, mettere username e password, scegliamo l'immagine, ovviamente essendo il laboratorio di Cassino le immagini sono inerenti all'attrezzatura, ciò che facciamo qui. A questo punto io faccio loggare la città, mi vado a loggare con il mio nome, entro, ovviamente essendo io l'amministratore c'è la mia foto, la mia immagine personale, remoto testing, ok. Non abbiamo ancora, non abbiamo schedulato questo periodo, quindi non possiamo accedere. Benissimo, andiamo a schedularci, andiamo a registrare l'utilizzo. Sono le 3, giorno 12, inviamo, perfetto, ci dà l'ok. Ci siamo registrati, possiamo accedere alla pagina di test online. Perfetto, siamo collegati in real time con il banco prova che è montato giù dal laboratorio. Come vedete è sostanzialmente il banco che abbiamo detto, che abbiamo visto un po' anzi. Quindi abbiamo i tre cilindri pneumatici, il trasduttore di posizione montato sul quarto cilindro, la scheda l'Arduino Mega posizionata al centro con sopra montata l'interfaccia elettromeccanica con il relè per switchare le 5-24 volte, possiamo andare ad attivare. Un motore elettrico, un servomotore che prima ho dimenticato di descrivere nella foto, e questo output analogico sostanzialmente una lampada a matrice diretta. Ora in questa pagina che cosa noi possiamo fare? Possiamo andare qui in selezione programmi e possiamo scegliere già dei programmi precompilati e funzionanti. Ad esempio possiamo scegliere di far lampeggiare i primi 3 LED e li andiamo a caricare. Andiamo a caricare, che cosa accade? Succede sostanzialmente che il programma per far lampeggiare i 3 LED che abbiamo visto prima viene caricato in questo forno. Se volessimo, questo è importante perché la scheda sta continuando a lavorare con il vecchio programma, sostanzialmente ci sta facendo vedere la bandierina italiana, se volessimo caricarlo, cioè buttarlo sulla scheda, abbiamo scelto il codice 1, dobbiamo andare sotto e caricare sulla scheda, quindi caricare il codice 1, sta facendo il caricamento sulla scheda, c'è ancora un piccolo problema di refresh perché mi salta la connessione alla webcam e sostanzialmente vediamo che adesso in realtà stiamo andando a lampeggiare solo questi 3 LED che abbiamo selezionato. Una cosa che ho dimenticato di dire, sono andato un po' velocemente, per avere le connessioni, per conoscere dove sono connessi i LED, il servomotore e quant'altro, c'è la schermata Board Configuration nella quale rivediamo la foto precedente con tutta la descrizione degli input e degli output, dove e come sono collegati. Ad esempio il LED 1 è collegato al Digital Output 48, quindi vediamo vedere che il LED 1 è il primo, l'ultimo LED, che è il LED 9, è collegato al Digital Output 31. Questo è fondamentale perché senza questa matrice di corrispondenza tra la foto, sostanzialmente quello che vediamo, la posizione che vediamo nella foto, quindi l'oggetto montato sul banco, e l'output, non potremo mai andare a gestire il nostro banco. Bene, torniamo alla nostra scheda di gestione del remoto. Quello che abbiamo fatto è stato banalmente, mi permetto di dire banalmente, scegliere un programma, caricarlo e averlo qui, però fino adesso non possiamo gestirlo, non possiamo andare a modificarlo. Quello che dobbiamo fare, se ad esempio dovessimo modificare il nostro programma, è copiare questo programma, cioè sostanzialmente copiare queste righe di testo, incollarle nel forno sottostante e possiamo qui poi andare a fare tutte le modifiche che vogliamo. Ad esempio abbiamo che nel banco stiamo accendendo e spegnendo per un intervallo di un secondo, quindi io voglio modificare il programma, voglio ad esempio che sia acceso per 2 secondi, quindi direi metto 2000, facciamo 3000 così dividendo, e poi rimane spento per 1 secondo. Ora a questo punto c'è una procedura che attualmente è un po' macchinosa. La prima cosa dobbiamo fare l'upload.
Upload ce lo dobbiamo andare a caricare sulla scheda, anche se la prima cosa che farsi dovrebbe ci dà la risposta come foto.txt, sostanzialmente ci dà la possibilità di salvare quello che noi abbiamo buttato sulla scheda, perché poi nella fase successiva, se andiamo a cambiare programma o portiamo altre modifiche, non possiamo più tornare indietro al programma che avevamo fatto precedentemente. Quindi in automatico il sito ci fa, ci chiede se vogliamo scaricare un file, un banalissimo file di testo per evitare problemi di virus e quant'altro, e andiamo a vedere ad esempio che abbiamo fatto questa modifica, quindi siamo passati da 1000 millisecondi a 3000, quindi deve essere acceso per 3 secondi e spento per un secondo. Questo passaggio che vi dicevo macchinoso si è reso necessario perché nel secondo form sostanzialmente andiamo a fare una verifica incrociata che quello che chiediamo al banco di eseguire non sia un qualcosa che va contro il funzionamento del banco, perché è successo nei primi test che alcune persone collegando si hanno fatto delle prove incrociate che non potevano fare e quindi rischiavamo di danneggiare sostanzialmente la struttura, invertendo input con output e quant'altro. Fatto questo, quindi, scritto qui il nostro programma, nessuno ci vieta di prendere un programma da casa, un nostro programma che stavamo testando, incollarlo direttamente qua e buttarlo in passo alla scheda e vedere che cosa succede. Fatto questo, andiamo a caricarlo nella scheda a video. Aspettiamo qualche secondo, giusto tanto che faccio refresh. E come per magia, rimane acceso per circa 3 secondi e si spegne per un secondo. Quindi sostanzialmente il banco sta rispondendo alle nostre richieste. Ora, se io vado a scegliere un programma un po' più complesso, ad esempio, o il test, lo vado a caricare. Allora, ovviamente quando faccio carica il codice è solo un visualizzatore grafico, la scheda ancora non è arrivato nulla e sostanzialmente compare solo qui tutto il codice che noi stiamo per andare a scaricare con le spiegazioni passo passo di cosa, quale comando stiamo per andare per ogni step, sostanzialmente questo per aiutare poi per aiutare sostanzialmente chi utilizza questa struttura a poter realizzare i test e poter realizzare e poter meglio comprendere quello che sta per avvenire. Quindi ovviamente il codice 7, clicchiamo sul 7, adesso si sta collegando in attesa, sta facendo il refresh, perfetto, adesso sta partendo il banco. Il banco è senza aria perché non stanno partendo i cilindri. Allora, qui vedo la scheda d'interfaccia che sta funzionando, vedete che stanno funzionando, non ci sono mossi i cilindri, quindi credo che sia andato giù il compressore, quindi non mi sta muovendo praticamente il pistone. Adesso controlliamo subito l'apparizione della lampada. Adesso seleziono il motorino perché nelle varie sequenze che siamo andati ad attivare abbiamo anche l'azionamento del motorino. Adesso dovevano partire i cilindri, ma a quanto pare stiamo il compressore è andato giù. Mi verrebbe da dire, questo è il bello della diretta, che l'accendimento dei cilindri sta funzionando perché i cilindri sono collegati a questi elettromeccanici, quindi dovevano partire tutti quanti. Ovviamente la testa fatta alle 2 funzionava tutto perfettamente. Quanto pare il temporale di prima ha mandato in blocco il compressore. Benissimo, anche qui possiamo intervenire sulla nostra schermata, quindi possiamo caricarci. Possiamo andare a prendere il nostro programma, possiamo andarlo a personalizzare con le spiegazioni a tutti gli altri passi, possiamo andare a variare la posizione, ad esempio qui diciamo meglio 0 a 180 gradi, tutto l'ambiente e quant'altro. Carichiamo questo, ci chiede sempre di aprire il codice, per codice che stiamo andando a scaricare. Lo andiamo a caricare sulla viewer board. Ok, e adesso deve funzionare solamente al servomotore. Qui c'è tutta la sequenza prestabilita di rotazioni, orarie e antiorarie, nel quale va praticamente ad attivare sostanzialmente delle rotazioni prestabilite. Poi possiamo modificare, variare, possiamo andare a comandare praticamente come.
Io direi che con questo ho illustrato un po' il funzionamento generale di tutto, quindi se ci sono interventi, se questo Fiorini vuole riprendere la parola, poi vado giù a far ripartire il compressore. Diciamo a conclusione del discorso, spero che questa cosa possa solleticare la vostra attenzione, mi riferisco ai colleghi della scuola in particolare, perché in questo caso, come avete capito, è una dimostrazione che fa riferimento ad un banco che noi abbiamo giù in laboratorio, ma lo stesso banco viene normalmente gestito per esempio dai colleghi che stanno in Inghilterra, per darvi un'idea. E quindi voglio dire, credo che la cosa sia assolutamente, assolutamente conveniente. So che insomma, vari amici, colleghi degli istituti tecnici di Pontecorvo, di Cassino, insomma, sono abbastanza apprezzati, nel senso che avete anche voi dei laboratori di tutto rispetto. Però, non so, anche nell'ottica del discorso degli ITS, dei quali ho parlato con qualche amico che insegna a scuola, potrebbe essere forse un'occasione, cioè di aprire la mente nei confronti di una eventuale soluzione di questo tipo, perché tutti sappiamo che la realizzazione del laboratorio è la cosa più complicata, e per quanto riguarda le scuole tecniche e professionali, l'università compresa, è fondamentale, cioè se noi non abbiamo occasione di mettere le mani su delle attrezzature, ma mi riferisco perché no, anche alla fisica, vedo un amico collega ingegnere che insegna fisica al liceo classico, anche al liceo scientifico, insomma, cioè sulla stessa logica si potrebbe realizzare un laboratorio, un mini laboratorio, un laboratorio interattivo che può essere gestito da più utenti, e questo credo che possa essere di grande convenienza anche di natura economica, perché ci vuole lo spazio, ci vuole l'attrezzatura, bisogna metterla in funzione, bisogna gestirla, manutenzione e così via. Se questa cosa venisse messa in comune, forse potrebbe essere conveniente, perché noi qui abbiamo fatto questo, come dicevo all'inizio, con le nostre forze, insomma, perché il progetto europeo aveva un fine didattico, quindi insomma di budget per l'attrezzatura era molto contenuto. Fermo restando che ovviamente stiamo con l'antennina, diciamo, in alto, in attenzione, diciamo, nei confronti di altre possibilità di progetti europei, quindi molto probabilmente lo stesso gruppo, o quasi lo stesso gruppo, alla prima occasione presenterà un nuovo progetto, questa volta molto più ambizioso. Infatti abbiamo fatto l'ultima riunione in Francia, a Clermont-Ferrand, in cui abbiamo parlato di questo, e ovviamente il prossimo passo, secondo me, dovrebbe essere questo per quanto riguarda un progetto europeo. Quindi finanziamenti consistenti, perché penso che insomma meritiamo un certo rispetto, perché tutti noi sappiamo i sacrifici che facciamo per mettere insieme quattro soldi e fare delle attività che siano degne di note, però devono sapere che la ricerca deve stare al top, e il top si fa con finanziamenti consistenti. Consistenti parlo di centinaia di migliaia di euro, perché no, milioni di euro, perché se voi immaginate la realizzazione di un laboratorio con macchine a controllo numerico, con robot, con macchine automatiche di vario tipo, si arriva facilmente a cifre di questo genere. E nell'ottica di poter gestire un sistema del genere via cloud, quindi a distanza, si può anche pensare, a mio avviso, quindi vi giro le mie riflessioni per averne eventualmente delle altre da parte vostra,
si potrebbe anche pensare, perché no, di affittare il laboratorio, no? In alcune fasce orarie. E ovviamente il mercato è un mercato internazionale, un mercato globale, perché voglio dire anche, per esempio, colleghi stranieri, non solo in Europa, ma di tutto il mondo, potrebbero accedere ad un eventuale nostro laboratorio di zona, diciamo così, pagando una renta che non so quale possa essere, però ci si può pensare. E chiaramente questo eventuale diciamo, pagamento potrebbe servire come autofinanziamento del laboratorio stesso. Quindi è una cosa, secondo me, che apre un po' la mente a nuovi orizzonti, perché altrimenti ognuno pensa a fare il proprio laboratorio e quindi chiaramente con le proprie spese, quindi viene tutto raddoppiato, triplicato e così via. Per cui, non so, pensateci, ma anche eventualmente con l'esistente, cioè con quello che voi avete o con parte di ciò che voi avete o che noi abbiamo, questo può essere collegato in network, collegato in network per evitare che ognuno abbia tutto. E quindi ognuno può portare avanti magari una specializzazione, mi riferisco in questo caso alle attrezzature, e poi magari nel fare didattica su argomenti di natura diversa ci si può appoggiare a un laboratorio a distanza e utilizzarlo in questa maniera. Quindi secondo me credo che possa avere uno sviluppo questo discorso. Come dicevo prima, ne abbiamo parlato in ambito di riunione europea e insomma c'è stato un certo consenso, quindi vediamo un po' quello che succede. E quindi anche nella presentazione del progetto potrebbero essere coinvolte anche le scuole, ma anche le aziende, perché mi dispiace che oggi, insomma, per una concomitanza di impegni non solo potuti venire, ma sarebbero stati presenti anche rappresentanti di Fiat ed SKF, che poi all'ultimo momento hanno avuto dei problemi e non sono potuti venire. Perché questo discorso, proprio nei contenuti del progetto, riguarda non soltanto i docenti della scuola, ma i formatori in generale di questa materia, in questo caso che è la meccatronica. E quindi immaginate i training centers anche di Fiat, ma anche di SKF, per esempio il direttore che è stato nostro studente e quindi conosciamo bene, ha realizzato, mi diceva, sono curioso di vederlo, un mini laboratorio in fabbrica per formare le persone, perché le persone vanno formate sempre, a qualsiasi livello, quindi il tecnico specialmente ha bisogno di mettere le mani sulle attrezzature, perché non si può diciamo mettere in mano una linea di montaggio, un macchinario importante, se non ha avuto occasione di fare un po' di pratica. Quindi quello che dico è assolutamente scontato. Però rimaniamo sempre nella stessa logica, che ognuno fa per sé e con uno sforzo molto maggiore. Quindi alla luce di queste nuove tecnologie che noi abbiamo avuto modo di testare, ma che possono essere migliorate ed integrate tra di loro, si può pensare in maniera diversa. Quindi, ripeto, non soltanto in ambito di formazione scolastica o universitaria o anche di formazione tecnica superiore, pensate all'ITS, ma anche in ambito di formazione aziendale, tipo appunto le aziende che ho citato, di un certo livello, insomma. Quindi con questo credo che possiamo concludere. Vi chiedo un ultimo sforzo. Vi darò quei moduli e voi gentilmente mettete delle crocette, perché noi li dobbiamo raccogliere in quanto stiamo ufficialmente facendo in questo momento un'attività di dissemination di cui dobbiamo rendicontare in ambito di progetto europeo. Quindi vi consegnerò adesso questi moduli, sono scritti in inglese, ma insomma è abbastanza semplice, quindi passiamo alla fase operativa prima di salutarci. Però vi invito a riflettere su quello che vi ho detto, quindi sappiate che c'è questa possibilità e che noi saremo ben contenti di poter collaborare in qualsiasi modo anche con gli istituti della zona. Anche presenziando presso i nostri istituti, eventualmente? Sì, sì, noi siamo disponibili, assolutamente. L'integrazione con il territorio è di fondamentale importanza, quindi poi tra l'altro
gran parte dei nostri studenti provengono dai vostri istituti, quindi a maggior ragione questo ci consente di realizzare un canale diretto, quindi siamo assolutamente disponibili per venire a raccontarvi insomma, le vostre realtà. Sì, la nostra realtà, tenete conto che oggi abbiamo parlato di Meccatronica perché questo era il tema, insomma ci interessiamo anche di altre cose che possa essere di vostro interesse. Va bene, grazie.